Voglio dare il benvenuto a tutti coloro che sono in visita alla Granite Bay Hilltop Church. Ho avuto una visione dei McCourt. Ho visto la famiglia McCourt, sono stati i nostri membri per anni e. si sono. trasferiti in Tennessee, se ricordo bene. Siete di ritorno? No. Ci ho provato. Che bello che siete qui in visita oggi, Wayne e Vanya e Donka. Voglio dare il benvenuto a chi ci guarda online. O sulla TV di Amazing Facts, siamo molto felici che vi siate collegati per seguire la funzione di oggi. Il messaggio di oggi dalla parola di Dio tratta del tema della fede salvifica del centurione. Della fede salvifica del centurione. È una storia incredibile della Bibbia. È insolita per vari motivi. Da un lato, questa storia è citata in Matteo e Luca. Ma non in Marco. Di solito se la storia è in Matteo è anche in Marco, soprattutto se è in Luca è anche in Marco. Ma non c'è. E i racconti sono leggermente diversi. Vorrei quindi che per iniziare mi seguiste. Andiamo al libro di Luca. Luca capitolo 7. Ora, dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione, che gli era molto caro, era malato. E stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani di giudei, pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: Egli merita che tu gli conceda questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa, quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli Signore non disturbarti perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Quando Gesù di queste cose, si meravigliò di lui. E rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse, Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo guarito. Una storia fantastica. Ora vorrei che prendeste Matteo, che leggerò leggermente diversa. Matteo capitolo 8. E partirò col versetto 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo. Avevo capito che si trattava di un contingente dalla chiesa. Ok, andiamo avanti. Un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola. E il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri, ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: In verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da levante e da ponente, e siederanno a tavola con Abramo. Con Isacco e con Giacobbe nel Regno dei Cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione: va, e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Ora, magari penserete: sembra ci sia un piccolo conflitto qui. Le scritture si sbagliano? Matteo ha fatto un errore o Luca ha fatto un errore? In realtà le storie vanno a braccetto. Ora sovrapporrò le storie col vostro permesso. Non saranno sullo schermo, ma ascoltate con attenzione. Sono andato a leggere i commentari, la speranza dell'uomo, ho visto le storie e ho detto: Ah ah, allora ha senso. Dunque, il centurione ha un servo che è molto malato. Non solo è molto malato, ma soffre molto perché si dice che era tormentato al punto che stava per morire, stava morendo. Il centurione, non sentendosi degno, aveva chiesto ad alcuni dei leader e degli anziani, si conoscevano tutti, vivevano a Capernaum, aveva un buon rapporto con loro perché li aveva aiutati a costruire la chiesa, dicendo "Potete andare dal grande maestro e chiedergli di guarire il mio servo". Non ha detto di chiedergli di venire a casa sua, perché non pensava fosse ciò che Gesù doveva fare. Quindi andarono e ipotizzarono che intendesse dire che dovessero fare una chiamata a casa. Riprendiamo qui. Sto sovrapponendo due versetti col vostro permesso. È una combinazione di Luca 7.1.10 e Matteo 5.8.13. Ora, dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione che gli era molto caro era malato e stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei, pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo Egli merita che tu gli conceda questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa, quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ecco cosa stava succedendo. Quando Gesù si muoveva per le città e guariva la gente, avete letto che aveva guarito a Capernaum, non riuscivano ad arrivare alla porta, c'erano grosse folle che lo schiacciavano da ogni parte. Quindi quando diceva che stava per dirigersi da qualche parte, c'erano un sacco di persone che correvano davanti a lui dicendo che sarebbe arrivato. Quindi il centurione aveva sentito che sarebbe venuto e disse, oh non gli avevo chiesto di venire, non deve venire. Mi spiegherò meglio tra un attimo. Quindi mandò degli amici da Gesù, dicendo: No, 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 signore, non preoccuparti, non sono degno che tu venga sotto il mio tetto. Ma Gesù non era lontano e proseguì. Poi il centurione arrivò in persona ecco perché lo si vede di persona nella storia supplicandoli. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Poi disse: Il mio servo giace in casa racconta di nuovo la situazione paralizzato e soffre grandemente e Gesù gli disse io verrò e lo guarirò il centurione rispondendo disse signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola una parola e il mio servo sarà guarito perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati e se dico all'uno vai, egli va e se dico all'altro vieni egli viene e se dico al mio servo fa questo egli lo fa e Gesù avendo udite queste cose si meravigliò e dissi a coloro che lo seguivano a proposito, la parola si meravigliò si traduce in altre versioni, qualcuno magari ha un'altra versione in cui si dice che ne fu ammirato, qualcuno magari persino sorpreso. È difficile sorprendere Dio, vero? E dissi a coloro che lo seguivano: In verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da levante e da ponente e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel Regno dei Cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione va e ti sia fatto come hai creduto. E quando gli inviati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, guarito in quell'istante. Se per qualche motivo concludessi qui la funzione sareste tutti benedetti perché avete ascoltato per tre volte la parola. Avete ben chiara la storia, che è una cosa positiva. Ma studieremo un po'. È la mia cosa preferita, studiare la parola. Voglio raccontarvi un fatto straordinario. Forse sono andato veloce fino a qui. Quanti di voi hanno sentito parlare della cosiddetta cyberchirurgia da remoto? Ora, al tempo dell'AI è incredibile quello che si possa fare, ma questa è in realtà una cosa che si fa da qualche anno. Ci sono dei robot chirurgo estremamente complessi e sensibili. Uno si chiama Da Vinci. Lo usano il medico in realtà è seduto, non direttamente sul paziente, è seduto vicino a una cabina e manipola dei bracci e il movimento è talmente sensibile che si muovono strumenti del robot che entrano nel paziente e magari rimuovono la cistifellea. La prostata o cose del genere. Fanno vari tipi di interventi chirurgici con questi strumenti robotici. Ora, addirittura, si è arrivati al punto che il medico può essere a Los Angeles, operando su un paziente in Florida. Chirurgia da remoto. Magari conoscono un infermiere, un praticante o un medico che sistema le cose. Immagino vogliate il robot ben allineato sopra la vostra testa se dovete togliervi la cistifellea. Si assicurano che tutto sia ben posizionato, magari aiutano con l'incisione e poi l'esperto entra e fa l'operazione. Diventerà una cosa sempre più comune. Chirurgia da remoto era comune all'epoca di Gesù. I medici dovevano essere chiamati a casa, non potevano nemmeno mandare un messaggio all'assistente con scritto cosa fare. Ma qui Gesù fa una delle sue guarigioni da remoto, non è l'unica. Andiamo avanti e guardiamo la storia. Prima di tutto avviene tutto a Capernaum. Capernaum è una cittadina sulla costa nord-orientale della Galilea. Il significato è città-rifugio. È dove Gesù ha svolto la maggior parte del suo ministero ed è stato predetto anche dai profeti che era il posto dove avrebbe operato. Si può leggere, per esempio, dove Matteo, citando Isaia 9, dice: Il paese di Zabulon. Dove c'era la tribù di Zabulon in Galilea, il paese di Zabulon, il paese di Neftali. Sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce. E su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è elevata la luce. Anche Matteo dice che il ministero di Gesù era concentrato sulla Galilea. La maggior parte degli apostoli veniva dalla Galilea. Ecco perché al processo dissero a Pietro «Ti conosciamo, hai l'accento della Galilea, sei uno dei suoi seguaci». Quindi questa era la zona. In realtà non hanno nemmeno chiamato la Galilea, no a Betlemme, la sua città, ma a Capernaum, perché aveva passato un sacco di tempo là, spesso probabilmente a casa di Pietro. In Matteo 4,23 dice: E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama. Si sparse per tutta la Siria, a nord di Israele, e gli presentarono tutti i malati colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Quindi gran parte del ministero di Gesù riguardava la guarigione. E si capisce come mai il centurione aveva sentito parlare del suo potere di guarigione, era ben famoso a quel punto. Quindi il centurione aveva un servo a cui voleva bene. E. Non voleva perderlo. Mandò quindi una delegazione. Cosa fa? Chiede. Parleremo quindi di guarigione, guarigione fisica, spirituale. E come Dio può guarire e quali sono alcuni elementi della guarigione. Ok? Tutto questo si dovrebbe applicare a tutti quelli che sono qui. Non è necessario essere malati per essere benedetti da questo messaggio. Bisogna chiedere. La guarigione più importante che ci serve è la guarigione soprannaturale, che ci guarirà per sempre. Pensateci per un attimo. Sapete, preghiamo per le persone, preghiamo per i credenti e spesso ho visto miracoli istantanei in cui ci si sveglia il giorno dopo e si è guariti. A volte ci si arriva con un processo, a volte attraverso una combinazione di preghiera, unzione per i malati e i migliori trattamenti medici e i migliori trattamenti naturali. Spesso trovo che sia ciò che porta ai migliori risultati. E sono appena tornato da un posto che non citerò perché non voglio divulgare chi sia l'interessato. Non penso gli interessi, ma questa persona aveva un tumore al quarto stadio, diffuso, e gli era stata data una speranza di vita molto breve, forse un anno. Avevano fatto tutto il possibile dal punto di vista naturale, medico, spirituale. Li ho visti la settimana scorsa, due pet, nessun segno di tumore. Il marito stava solo piangendo, diceva che pensavano fosse tutto finito e invece era stato un miracolo. Avevano pregato tutti. Io credo nelle guarigioni, ma vi rendete conto che le guarigioni fisiche, mi avrete sentito dire che le guarigioni fisiche sono temporanee? Se venite da me e mi dite, Pastore Dug, sono appena stato dal medico, e il medico mi ha detto che ho una diagnosi molto grave. Ho 24 ore di vita. E poi morirò. Pregherai per la mia guarigione? E io vi dicessi, ok, pregherò per la guarigione. Ci sono due modi in cui potrei pregare. Potrei pregare che Dio vi guarisca in 22 ore, perché possiate vivere ancora un po' di più prima di ammalarvi e morire. O potrei pregare che Dio vi guarisca in 25 ore. E il corpo che guarirà non senta più dolore per sempre, non si ammali per sempre, non abbia più problemi, e duri per sempre. Ora, se vi dessi queste due opzioni, quale scegliereste? <ride> è difficile perché pensereste: Oh, pastore Doug, mi hai messo all'angolo. Voglio che mi guarisca ora per questa vita. Sapete, è normale volere che Dio ci guarisca. In questa vita, perché è qui che viviamo. Anche Paolo dice ho difficoltà, devo scegliere se pregare di rimanere qui e servirti o andarmene e stare col Signore, che voleva dire che il suo pensiero consapevole successivo alla risurrezione sarebbe stato essere alla presenza del Signore, quindi è perfettamente normale, abbiamo le famiglie in questa vita e desideriamo che Dio ci guarisca in questa vita perché siamo tutti coinvolti in questa vita. Ma se si parla di sollievo fisico, della seconda risurrezione, no, non la seconda risurrezione della prima risurrezione, ovvero la risurrezione dei giusti. E allora è la guarigione migliore di tutte. Amen. Dunque, ogni volta che preghiamo per la guarigione, a un certo punto, se vivremo abbastanza a lungo, diremo no. Capite? Perché saremo vecchi e non ci promette sempre di guarire la vecchiaia fino alla risurrezione, la prima risurrezione. La seconda risurrezione penso che si torni su come siamo andati giù. Non sono sicuro di come funzionerà. Quindi si deve chiedere. E qui viene mandata una delegazione per chiedere. E poi lodano il centurione. Andarono da lui dicendo: Dovresti farlo per lui. Se lo merita perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. La parola sinagoga, sinagoge, vuol dire luogo di raduno, è l'equivalente ebraico di chiesa luogo di assemblea. Ci ha costruito una chiesa locale. Una cosa interessante, nel 1838 Edward Robinson stava facendo degli scavi attorno a Capernaum e trovarono una sinagoga. Abbiamo una foto. Eccola sullo schermo. La sinagoga di Capernaum risale al tempo di Cristo. E chissà, magari era quella che aveva costruito il centurione. Non sappiamo come si chiamava, ma avevano questo punto di ritrovo. Che avevano costruito, dicevano quindi che se lo meritava, aveva mandato gli anziani della chiesa, forse perché era più prestigioso mandare qualcuno con autorità. A volte non conta cosa si conosce, ma chi si conosce. Parliamo un attimo del centurione. Qui la storia si fa davvero interessante. Un centurione era un soldato romano. Dalla parola centurione deriva la parola centennale, centuplo, vuol dire cento. Se si usano i numeri romani, c sta per cento. Il centurione era un soldato con 100 soldati sotto di lui. Ora, è diverso da chi era a capo di un reggimento o di una legione: avevano una certa posizione sociale o un certo ruolo nel governo, avevano dei legami. Ma il centurione a volte era il più forte, perché i soldati spesso dovevano votare chi era il migliore su 100, che li avrebbe guidati, e a volte avrebbe dovuto prendere decisioni di vita o di morte in battaglia al posto loro. Quindi bisognava scegliere molto attentamente il proprio centurione. Avete visto quante volte nella Bibbia si sente parlare di centurioni? Erano sempre bravi ragazzi. Se leggete di quando Gesù muore sulla croce, Marco 15:39, e il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo Spirito, disse veramente che quest'uomo era figlio di Dio. I centurioni spesso erano scelti su cento uomini perché erano i migliori, più intelligenti, più astuti, più coraggiosi. Sapete, quando guardiamo i centurioni romani, a volte la gente pensa non posso servire Dio perché sono un militare. Ma si può avere fede in Dio e fare il militare. Amen. Atti 10, versetti 1-2. Orvi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte, Detta italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Aveva insegnato a tutta la sua casa a temere Dio. Faceva molte elemosine al popolo, era un centurione generoso. Qualcuno si chiede se fosse lo stesso trasferito da Capernaum a Cesarea, ma non penso. Atti 27: Paolo è in arresto e viene messo sotto la guardia di un centurione. Il centurione Giulio tratta l'apostolo in modo cortese. Quindi vediamo che questi centurioni erano gentili. È insolito che al tempo della storia Roma aveva conquistato Israele e in un certo senso abitato la terra della Palestina circa nel 60 a.C. Nessuno vuole essere conquistato da un potere straniero. Quando si arriva al tempo di Gesù erano passati 90 anni dall'inizio dell'occupazione da parte dei romani, che dicevano cosa fare e cosa non fare, li obbligavano a portare le loro armature e non tutti i soldati erano amichevoli. A volte Giovanni Battista doveva dire loro di non essere violenti con gli altri, a volte erano violenti. Erano praticamente la polizia delle varie zone. Quindi non circolava molto amore. E il fatto che qui ci sia un centurione che vada a Gesù, che è un carpentiere analfabeta, che viene da una famiglia povera, è un'interessante inversione di rotta ma si rivolge con fede. Quindi in questa storia c'è Gesù, ci sono i romani, ci sono gli anziani ebrei e i servi. Ora, sui servi non viene detto quasi nulla. Pensiamo sempre che quello che viene guarito non sia in realtà il centro della storia, o potremmo dire che è una donna, perché quando si leggono questi racconti non viene mai detto se è un uomo o una donna. Dice solo che servono. Quando si usa la parola greca per servo, di solito si parla di un giovane uomo o di una giovane donna. Quindi c'è un servo. E quest'uomo, questo centurione, si preoccupa del suo servo. Una cosa da cui si capisce che ci tiene è che dice nella mia casa. I servi con i romani spesso stavano nei loro quartieri, non vivevano insieme a loro. E quando Gesù opera la guarigione, il centurione dice, non penso tu debba venire sotto il mio tetto. Quindi aveva portato il servo sotto il suo tetto, si preoccupava per lui, amava il servo, supplicava di fare il possibile con tutte le sue conoscenze per fare in modo che Gesù andasse o dicesse una parola e guarisse il servo. È molto diverso da quello che si vede con gli Amalechiti. Non so se vi ricordate di aver letto nel libro di Samuele con gli Amalechiti che l'esercito era in viaggio, il capo dei servi si ammalò e lo abbandonarono nel deserto. Davide lo trovò, e lui gli disse: Mi sono ammalato e il mio padrone mi ha scaricato. Sarei dovuto morire. Ma Davide e i suoi uomini lo rimisero in sesto e gli dissero: Ci prenderemo cura di te, ti proteggeremo se ci dici dove sono. Non trattate male i vostri servi perché vi si può ritorcere contro se li cacciate via così. Si dice in Proverbi 29. Se uno alleva delicatamente da fanciullo il suo servo, alla fine egli vorrà essere suo successore. Abramo amava i suoi servi ed era così buono da poter mettere la scelta della sposa per suo figlio Isacco nelle mani del suo servo. Voglio dire, bisogna avere grande fiducia e amore. Ora, so che noi siamo in un'epoca molto sensibile verso il tema della schiavitù, ed è giusto che sia così. Ma se volete essere realistici e guardate i servi della Bibbia, non erano impiegati. Ora abbiamo gli impiegati, i datori di lavoro, c'è tutela, ci sono i diritti, ci sono i sindacati, è un mondo completamente diverso. Al tempo di Abramo, anche al tempo di Cristo, dell'impero romano, c'erano persone che avevano delle attività, delle piccole attività, ed erano libere. Ma probabilmente il 75% del popolo nell'impero romano erano schiavi. E c'erano delle leggi che proteggevano gli schiavi. Persino Dio aveva delle leggi che proteggevano gli schiavi perché era una cosa diffusa. Ma quest'uomo, questo centurione, amava il suo servo. Bisogna leggere la lettera a Filemone. Paolo parla di un servo che è scappato e di come un cristiano dovrebbe amare uno schiavo scappato, prendersene cura e persino adottarlo come fratello. Quindi racconta che gli vuole bene, che gli è caro. Poi parliamo di chi è degno. Il centurione non si sente degno all'inizio di approcciare Gesù e manda gli anziani dicendo loro di chiedergli di guarirlo. Non pensava gli dicessero di andare a casa sua, ma solo che dicesse una parola. Avevano capito male, avevano capito di doverlo andare a chiamare per venire a casa, perché era così che si faceva. La cosa interessante è che anche se Gesù sa quello che sarebbe successo, inizia a camminare per la sua strada. Ora Gesù sapeva come sarebbe andata a finire Gesù ha sempre saputo tutto di tutti. Voglio dire, tante volte le persone hanno detto a Gesù, puoi venire a guarirmi. E lui l'ha fatto, ricordate quando la figlia di Iairo era malata e gli avevano detto, puoi venire, mia figlia è sul punto di morire. E per strada i messaggeri arrivano da Gesù e gli dicono, non ti preoccupare, è troppo tardi, è morta. E Gesù risponde, non temete, andrò lo stesso. Va alla tocca, arriva alla casa. Cristo poteva dire solo una parola? Avrebbe potuto farlo, ma è andato. È come faceva di solito. E anche in questo caso ha fatto quello che faceva di solito. Si dice che rimase meravigliato per la fede del centurione, il suo coraggio nel dire non devi nemmeno venire. Ora, come si fa a essere meravigliati o scioccati o stupiti o sconvolti per qualcosa che ci si aspetta del tutto? È una cosa su cui ragionare. Sapete, Gesù era Dio. Ma ci rendiamo conto che Gesù, mentre era Dio sulla Terra, non aveva sempre la conoscenza del cosmo che gli girava in testa. Aveva ciò che aveva bisogno di sapere come il Padre gliel'aveva rivelato. Siete consapevoli che c'è un momento in cui i discepoli gli chiesero quando sarebbe venuto e ha risposto non lo so né io né gli angeli, non so nemmeno la data e l'ora della mia venuta. E quindi quando Cristo era sulla terra si è spogliato della sua conoscenza infinita, tranne che per le cose che il Padre gli aveva rivelato. Aveva una conoscenza soprannaturale perché sapeva cosa pensava una persona, perché il Padre glielo rivelava. Ma non in tutti i momenti della vita Gesù aveva tutte le operazioni del cosmo nel cervello. Capite cosa intendo? Era uomo al 100% e al 100% Dio, il che rende impossibile che voi lo capiate al 200%. Vero? dimenticate quello che vi ho detto perché è difficile da spiegare. Tutto quello che so è che posso dirvi quello che dice la Bibbia. Ed era meravigliato. Gesù era, sembra quasi sia stato colto di sorpresa dalla sua fede. Si gira indietro e fa un discorso. Quanti di voi vorrebbero far meravigliare Gesù per la loro fede? Ma ora è troppo tardi, ha ripreso la sua mente infinita. È in paradiso. Chi è degno? Loro dicono che era degno perché aveva donato per la costruzione della chiesa. È questo quello che ci rende degni davanti a Dio? No, ma apprezziamo le vostre donazioni per il fondo per la costruzione della chiesa, altrimenti tutto questo non ci sarebbe. Il centurione disse, io non sono degno. Loro dicevano che lo era. Quindi cosa ci dice questo del centurione? È umile. Sapete una cosa? Gesù dice, beati i poveri in spirito. Lui era un funzionario che può ordinare l'esecuzione di qualcuno. Era potente, ma non si vantava del suo potere, no? Era un uomo umile. E dice, io non sono degno. Alcune persone sono umili con gli altri, ma trattano male i loro dipendenti. Lui era lo stesso a casa e in pubblico. Si dice che era un uomo devoto. Si dice che amava il Signore. Voglio dire... Se volete costruire un luogo di raduno per i giudei, tenete a mente che i romani avevano ogni genere di divinità. Avevano, in un certo senso, assorbito gran parte degli dei greci. Probabilmente erano stati influenzati anche dai persiani, dai babilonesi e dagli egizi e ancora più indietro. Avevano rinominato e aggiustato gli dei. E questo è successo anche nella Chiesa cattolica, senza offesa, ma quando hanno iniziato a prendere gli idoli dell'impero romano, ne hanno rinominati alcuni, chiamandoli santi. È così che funziona nella storia dell'uomo. Non ci si vuole sbarazzare degli antichi dei, quindi li si rinominano, cercando di modernizzarli. Questo centurione romano non era rimasto molto impressionato dalla religione romana. Ma quando aveva letto la Septuaginta, i centurioni romani sapevano leggere il greco, la versione greca delle scritture ebraiche. Non c'era allora il Nuovo Testamento, e quel tipo probabilmente non sapeva che avrebbe fatto parte del Nuovo Testamento, quando stava succedendo tutto quanto. Era rimasto impressionato dalla storia e dal Dio di Israele. Era arrivato a crederci, credeva che il Messia sarebbe venuto, ha chiamato Gesù Signore. Di solito i giudei si umiliavano davanti al centurione che aveva il potere e la spada dietro di lui. Ma qui è lui che si umilia davanti a Gesù e non si sente degno, si sente povero in spirito. È un po' diverso da Ezechia, sapete, Ezechia aveva saputo di essere malato e voleva essere guarito. Girò la testa verso la parete e si mise a pregare. Lo vediamo in Isaia 38, si trova in un paio di punti nella Bibbia, Isaia 38 versetto 2. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete, Dio gli aveva dato una diagnosi terminale. Dio aveva detto a Ezechia che sarebbe morto e di mettere a posto la casa. E non disse "Grazie Signore che il tuo servo vada in pace". Lui pianse. Ed è normale. Voltò la faccia verso la parete e pregò l'Eterno: "Ti supplico Eterno, ricordati come ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Sono degno. Non sembra che dica che se lo merita, Dio rispose alla sua preghiera e gli diede altri 15 anni. Lo guarì. Ma il centurione disse non sono degno, chiedo misericordia. C'è una bella citazione che vorrei leggere dal libro La speranza dell'uomo, pagina 232. Dice, è questa la via per la quale ogni peccatore può arrivare al Cristo. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. E quella misericordia è la stessa a cui ci appelliamo per essere salvati, per una guarigione spirituale e fisica. Ora, tenete a mente, per chi ci guarda o vuole saperne di più sulla guarigione, quando si chiede agli anziani della Chiesa di pregare, e tra l'altro... Non lo si fa per un mal di denti. Se qualcuno è malato vuol dire che sta per morire. Se si riceve l'unzione per guarire è di solito per una cosa piuttosto grave. Quando si chiamano gli anziani, Giacomo, è in sintonia i peccati vengono perdonati. Ci deve essere la confessione e il pentimento dei peccati. Non si possono accettare i peccati in modo arbitrario e pregare per un miracolo di guarigione. Non ha senso. Si inizia dicendo Signore, perdona i miei peccati. E non solo voglio una guarigione spirituale, ma voglio che la mia vita fisica si allunghi o ne tragga sollievo. E quindi questo ne sarà parte. Tito 3.5 dice, Egli ci ha salvati secondo la sua misericordia. Non siamo noi che ce lo meritiamo. Quando Satana vi dice che siete dei peccatori e che non potete sperare nelle benedizioni di Dio, rispondetegli che il Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Noi non abbiamo alcun merito davanti a Dio, ma possiamo sempre far valere la nostra situazione disperata che rende indispensabile l'intervento della sua potenza redentrice. Rinunciando a ogni fiducia in noi stessi, possiamo guardare alla croce del Calvario ed esclamare Io non ho pagato nessun riscatto, mi aggrappo soltanto alla tua croce. Una delle poche volte in cui Ellen White cita un inno. Rocca eterna, se non l'avete riconosciuto. Non dobbiamo dire che siamo degni. Dobbiamo allontanarci dai nostri peccati, pentirci. Dei nostri peccati, proporci con la povertà di spirito, dicendo Signore abbi pietà di me, come i pubblicani che si battevano il petto dicendo: Signore abbi pietà di me, peccatore. Bisogna chiedere la guarigione spirituale e il perdono. E poi magari ci sarà anche una guarigione fisica, per cui si deve pregare. Quindi l'altra cosa è, alla fine, dopo l'arrivo dei servi che dicono: Sta arrivando, non possiamo fermarlo, il centurione si muove di persona e parla con Gesù, dicendo: non credo di essere degno, ma sono un uomo con una certa autorità. Aveva legioni e reggimenti davanti a lui. Era un uomo autorevole. E aveva centinaia di uomini sotto la sua autorità. Quindi capiva il significato di dare e ricevere ordini. Quanti di noi sono stati militari? Alzo la mano perché sono stato militare. Da più giovane di chiunque qui dentro. A cinque anni facevo la scuola militare. Qualcuno di voi è nato in una famiglia di militari, immagino, quindi magari vi è capitato, ma sapete, quando si ricevono ordini, sapete che cosa succede se si disobbedisce a un ordine diretto? Davvero? Se ricevete un ordine è un ordine. A volte quando parlate con una persona vi chiarisce. Non è in discussione, è un ordine. Quando si danno ordini si ha autorità, ci si aspetta di ricevere obbedienza e le conseguenze sono molto gravi se non si obbedisce agli ordini. Quindi quell'uomo capiva il potere e l'autorità. Dice: Capisco come funziona. E aggiunge Gesù: Tu hai autorità in ambito spirituale. Vi rendete conto che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti? Il diavolo ha autorità sui suoi servi. Quando dice che questo servo soffriva tremendamente ed era tormentato, sembra quasi che non fosse una malattia fisica, ma magari una cosa spirituale per cui soffriva terribilmente. È lo stesso tipo di linguaggio usato per il padre che va da Gesù dicendo che il figlio è tormentato dal diavolo. Quindi magari questa era una malattia indotta dal demonio. Alcune malattie si prendono, altre sono ereditarie. Magari si ha una certa propensione nei geni, magari ci esponiamo a un virus o a un germe e ci ammaliamo. Alcune malattie vengono dal diavolo. Ora alcuni di voi magari saranno scioccati, ma alcune malattie vengono dal Signore. Non so come dirlo, ma quando dice che le piaghe si abbatterono sull'Egitto e l'ultima delle sette piaghe, una di esse erano delle ulcere, è il diavolo che manda queste piaghe a tutti? Andrebbe contro i suoi obiettivi. Quindi Dio, se vuole, potete intenderlo come volete, rimuove la sua grazia guaritrice e vi ammalate. Non so come succeda, ma penso che questa malattia venisse dal diavolo. Quindi si rende conto che Gesù ha questa autorità. Quando Gesù ebbe finito di insegnare Matteo 7 versetto 28, ora quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno chi ha autorità? All'inizio del suo ministero ci viene detto che aveva autorità. Matteo 8.9 dice, io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno va, egli va. E se dico all'altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. Dio vorrebbe che vivessimo la vita cristiana in questo modo. Se ci dice di venire, andiamo da lui. Se dice di andare, andiamo per suo conto. Dice di venire da lui. E di andare a dirlo a tutte le genti, vero? E poi aggiunge osservando quello che vi ho comandato. Questa è la parte in cui dice fa così e lo fa. Vuol dire che dobbiamo essere obbedienti. Quello che il servo dice a Gesù è quello che Gesù dice al servo. Dobbiamo andare da lui, andare per lui e obbedire a lui. Gesù racconta in Marco 13:34 una parabola. È come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa dandone l'autorità ai suoi servi. Non solo, quanti sono d'accordo sul fatto che Cristo abbia autorità? Quanti non alzano mai la mano indipendentemente da quello che chiedo? Siete seduti lì e pensate che sia uno schermo della tv, non partecipate. Quanti di voi se guardano un programma religioso e il pastore dice preghiamo, pregano? Io non lo faccio sempre perché posso cambiare canale. <ride> Quanti credono che Gesù abbia autorità? Ok. Quanti credono di avere autorità. Dice, è come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa dandone l'autorità ai suoi servi. Chi sono i servi? Gesù non dice in Matteo 28, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli. E quando hanno fatto discepoli qualcuno ha chiesto, con che autorità lo state facendo? Abbiamo l'autorità per farlo? Da dove otteniamo questa autorità? Seguiamo il comando di qualcuno che ha autorità suprema. Quindi, se Dio ha autorità suprema e vi dice cosa fare, non dovete scusarvi perché obbedite a Dio. Amen. È Lui responsabile. E poi Cristo si meraviglia per la fede di quest'uomo. Di una parola. Ha una fede incredibile nella parola. È incredibile. Di una parola. In Matteo dice di soltanto una parola. Il Signore parla e il mondo esiste. Quell'uomo aveva una fede incredibile nella parola di Dio, nella parola di Gesù. Era disposto a credere senza vedere. Disse non c'è bisogno che ti veda. Non serve che tu mi veda. È interessante che è un gentile e il gentile, il servo e la sua famiglia vengono benedetti senza che Gesù abbia bisogno di andare. Sapete, la maggioranza dei gentili si è convertita a Cristo dopo la sua morte. Non l'hanno mai visto. I giudei l'hanno visto in giro e lui ha detto ci sarà un giorno in cui non sarò qui sulla terra. Ma la maggioranza dei gentili si è convertita senza vederlo. Quindi il centurione in qualche modo rappresenta quel gruppo. Sapete, Gesù ha guarito la donna, anch'essa era una gentile. Gli aveva detto, Signore, mia figlia è talmente tormentata da un demone, ti prego, guariscila. E i discepoli dissero di mandarla via perché li disturbava. E Gesù disse a quella donna, Sai, donna, non è giusto che il cibo dei figli venga dato ai cani. Molti dei giudei chiamavano i gentili cani. E Gesù ripete il linguaggio degli apostoli e dei capi religiosi perché voleva insegnare loro una lezione. E lei rispose sì, ma anche i cagnolini prendono le briciole. Magari siamo cani, ma non farlo per me, ma i cuccioli, i figli. I cagnolini mangiano le briciole, non la pagnotta intera. Solo le briciole. Gesù le disse, grande la tua fede. Un altro caso in cui Cristo sottolinea una persona con una fede straordinaria ed era una gentile. E guarì la figlia da lontano. Non ci andò. Parlò. Lei andò a casa e la figlia era guarita. Una fede meravigliosa di cui Gesù si meraviglia. Quanti di voi vorrebbero far sì che Gesù si meravigliasse? Vuole che crediamo, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. Dice. Neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Un uomo giudeo andò da Gesù, dicendo nel suo cuore: se guarisce mio figlio, allora gli crederò. Sapete cosa ha detto Gesù? Se non vedete segni e miracoli, voi non credete. Molte persone vogliono andare in chiese con segni e miracoli. Ma il potere è nella parola. Poi si vedranno accadere le cose. Sapete, Dio può ancora guarire da lontano. Ci credete? Voglio dire, se anche i medici possono fare operazioni da remoto, lui può guarire da lontano e può salvare da lontano. Non è necessario che sia presente per salvare. Può effondere il suo spirito da lontano. È quello che facciamo con il ministero in tv. Spero che chi è qui dal vivo sia benedetto. È importante partecipare di persona. In ebrei si dice non abbandonando il radunarsi assieme di noi. Quindi qui si dice che il centurione aveva costruito la sinagoga, la sinagoga era un luogo di raduno, il popolo di Dio deve continuare a radunarsi. Dal Covid tante persone non si sono riprese dal culto da remoto. Il Covid è sparito, ma non si sono riprese dal culto da remoto. Ora ci sono i segregati in casa, lo capiamo cari, siamo felici che ci guardiate, Dio risponde alle vostre preghiere quando ci guardate, amen. Lo si può fare da remoto, se non potete venire, non potete venire, se avete problemi di salute o qualche problema di trasporto che vi impedisce di venire, Dio lo capisce, vi può guarire ovunque siate. Un'altra cosa che vorrei che notaste, perché il centurione ha mandato una delegazione? Ricordate quando il centurione Cornelio, in Atti capitolo 10, alla fine Pietro andò da lui ed ecco quello che disse Pietro in Atti 10, versetto 28. Voi sapete come non è lecito a un giudeo, non deve essere un sacerdote, associarsi a uno straniero o entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato di non chiamare alcun uomo impuro. Quindi qual era uno dei motivi per cui il centurione aveva mandato una delegazione? Gesù, essendo ebreo, non avrebbe dovuto correre il rischio di contaminarsi entrando nella casa di un gentile. Capite cosa voglio dire? Quando vide che Cristo stava venendo, disse, oh no, non voglio che tu ti contamini. Al rispetto, Gesù non si sente così. In realtà gli ebrei non dovevano toccare i lebrosi, ma Gesù allunga la mano e tocca il lebroso, vero? Mostra di essere disponibile a toccare il lebroso, ad andare nella casa del gentile, vuole arrivare da tutti. E sapete, se c'è una cosa di questa storia su cui ho pregato dal momento in cui ho deciso di parlare di questo tema, è stata, Signore, non voglio perdermi quello che dici, non voglio perdermi uno dei messaggi centrali. Sapete, in questa storia Gesù appiattisce il campo. Ci dimostra che non gli interessa se siete un anziano della Chiesa. Pensavano ci fossero livelli diversi. Non importa che siate un centurione con cento soldati, non importa che siate servi, che siate malati e stiate per morire. E siate impotenti, non importa chi siate. Gesù si rivolge a tutti. Tratta tutti allo stesso modo: Gesù è morto per tutti. La Bibbia dice che in Cristo non ci sono schiavi né uomini liberi o donne libere. Giudei o gentili, tutti hanno accesso a Cristo. Amen. Risponde alla preghiera dei pagani. Gesù, nella stessa storia dice ai giudei e ai gentili che erano in ascolto, io vi dico che molti verranno da levante e da ponente. Parla dei non ebrei e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli. Giudei e gentili tutti insieme. Ma qualcuno del regno, qualche vero giudeo rimarrà nelle tenebre. Non ci salviamo in virtù della nostra appartenenza alla chiesa, non ci salviamo in virtù della nostra genetica e del DNA, vero? Non ci salviamo per la nostra categoria etnica. Ci salviamo mediante la grazia di Dio. Molti verranno e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, se siete progenie di Abramo o Isacco. Isaia 63: Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere. Quindi, una delle cose da notare sul centurione, in conclusione, è che ama molto Dio e il suo popolo. Ci viene detto che amava Dio e che aveva costruito una chiesa: non lo avrebbe fatto se non avesse amato il Signore. La verità ama le persone che sono nella sua casa. È una delle cose da cui si vede. Bisogna amare la propria famiglia. Ci sono persone che sono bravissime in chiesa, ma terribili con la loro famiglia. Altri sono gentili in famiglia, ma non vivono da cristiani. Dobbiamo amare Dio e il suo popolo, amare la nostra famiglia e le persone nella nostra casa. Gesù, alla fine, è andato sotto il suo tetto? Penso di sì. Ha guarito il servo, si è preso l'impegno aveva un grande amore, grande umiltà e grande fede. Non so quali difficoltà abbiate nella vostra vita, ma vi posso dire che tutti qui hanno una difficoltà con un problema chiamato peccato. Spesso il peccato porta alla malattia. Non ci sarebbero malattie nel mondo se tutto non avesse avuto origine col peccato. Sono collegati in un certo senso. Alcune persone sono specificamente malate per colpa dei loro peccati. Ma sia che la malattia sia spirituale o fisica, Gesù guarisce. Amen. Dobbiamo andare da lui come il centurione. E credere che possa pronunciare la parola. Dio ha creato il mondo dicendo sia. Sapete cosa ha detto a quell'uomo? Ti sia fatto. È tutto quello che Gesù ha detto. Ti sia fatto. E il suo servo fu guarito. Quindi ha dovuto soltanto dire la parola. Dio ha detto una parola affinché voi possiate essere perdonati. Ci credete? Andate da lui poveri in spirito e non solo sarete perdonati, ma anche guariti. Vi può salvare dai vostri peccati, può spezzare le catene, qualsiasi malattia fisica abbiate, vi può guarire. Vi può salvare in questa vita, magari nella prima risurrezione, ma so che guarirà tutti i credenti. Amen. Abbiamo appena letto il Salmo 103, guarisce tutte le nostre malattie e soprattutto la malattia del peccato. Padre nei cieli, dacci la fede del centurione, aiutaci ad avere quella fede incredibile che faccia meravigliare il nostro Salvatore, Signore. Ti prego che ciascuno di noi si rivolga a te, credendo che tu ci puoi salvare dalla malattia del peccato. Non perché ne siamo degni, ma perché sei buono e misericordioso, rivendicando il sangue e il sacrificio di Gesù. Signore, abbiamo anche altre preghiere che devono ricevere risposta. Ci sono molti che ascoltano, che hanno bisogno di guarigione spirituale, sappiamo, che puoi guarire i corpi fisici e Signore sappiamo e crediamo che puoi compiere miracoli di guarigione. Lo puoi fare per chi è qui in questo luogo, perché ci ascolta o ci guarda. E se è tua volontà guarirci e prolungare la nostra vita e il nostro ministero qui, fallo. Ti preghiamo di benedirci. Ma indipendentemente da quale sia il nostro tempo in questo mondo, aiutaci a cercare prima il tuo regno, per essere tuoi servi e tuoi rappresentanti. Grazie Signore per la tua presenza. Ti preghiamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen.